Giuro che se pesto una cacca faccio una strage di cani. Magari mi porta buono e prendo un 6 meno in mate. No, le campane! Ora faccio tardi. Ma dov'è Kevin? Vabbè, vado. Gli mando un messaggio. Magari dopo ci mangiamo un kebab insieme. Oggi giro per di qua. Quando i miei genitori mi hanno detto che volevano cambiare casa, mi sono ribellata. Non voglio andarmene da qui. Anche quando torniamo in Marocco per le vacanze, mi manca casa e tutto quanto. Casa è la mia tana, il mio nascondiglio. Io amo il mio quartiere. Abito qui da tanti anni. Non sarà un quartiere bellissimo, ma ci ho passati momenti stupendi con i miei amici e anche con i miei. Ci sono tanti parchi, edicole, scuole, negozi e palazzi. Molti sono un po' vecchi, vero, ma sono belli lo stesso. Alcuni palazzi non li hanno ancora finiti e non lo so mica se verranno mai terminati un giorno. Si può giocare un po' dappertutto. In piazza San Gilberto ci sono tante panchine e tavolini da ping pong dove ci si può sfidare uno contro l'altro. Ci si sente un po' tutti come fratelli. Il primo ricordo che ho del quartiere è la mattina all'alba. Il mio luogo preferito nel quartiere è Piazzale Corvetto, perché me ne sto prendendo cura e si sta trasformando, per questo che mi piace. È sensibile alla cura che sta ricevendo, che sto dedicando a questo posto, quindi mi piace per questo. Per non parlare di quanto cammini per strada e senti l'odore di kebab e del cibo che fanno qua, che poi in pratica è il cibo di tutto il mondo, perché c'è gente di tutto il mondo. Ciao, ma che palle! Ho staccato, invece di ricliccare riprendi, ho cliccato... La cosa più bella di Corvetto è che è una zona popolosa, ci sono tanti giovani e anche, cioè, essendo molto popolosa, c'è sempre movimento in tutta la giornata, anche la sera, soprattutto di venerdì e sabato. Qual è il tuo primo ricordo a Corvetto? Il primo ricordo è stato tanti anni fa, che è la prima volta che ero venuto qua a trovare mio zio, mi sono perso e avevo fatto tutto il giro del... c'è il giro di Corvetto, mi ero corredo e poi ero ritornato. Anche i graffiti mi piacciono, ce ne sono tanti e colorati, sono magnifici. Ci sono i cantanti rap che parlano del Corvetto nelle loro canzoni. Loro fanno cose belle, fanno qualcosa di buono, mettono nella musica i problemi di Corvetto. La violenza è quando ferisci qualcuno, ma non per forza lo fai sanguinare. Devi fare male anche con le parole, un male che poi non passa. I rapper lo dicono cosa non va, lo conoscono la violenza, per me sono come dei supereroi. Il mio legame col quartiere è profondo, è radicato fin sotto l'asfalto, fin sotto i palazzi, fin sotto i parchetti. È un rapporto difficile perché la condizione dove vivi, il posto in cui vivi, l'ambiente in cui vivi è pregno, no, di quel disagio che viviamo tutti quanti a vari livelli. Sai, per me Corvetto è la zona dove sono nato, è... quartiere che mi ha dato più ispirazione nella mia carriera musicale, è una zona che volevo lasciare ma dalla quale non ti riesci a staccare, perché se ci cresci farà sempre parte di te in sostanza.
alla vostra età mi ricordo che giravo per la città, per la zona, con il mio quaderno, la mia penna, in qualsiasi posto scrivo. Cioè scrivere era proprio una malattia, per cui scrivevo sui muri, sui fazzolettini dei bar. E lì è magia, è l'attimo, lo senti quando arriva. Vi perdete, il tempo si dilata e magicamente vi trovate in una bolla temporale, per cui tutto è possibile. Per me fare la musica nel nostro quartiere vuol dire non aiutare gli altri che non sanno dove stiamo a capire quello che siamo e cos'è il nostro quartiere. È dare una speranza a Corvetto quando forse molti non gliela danno. Corvetto è tante cose, è appunto casa, è una prigione, è anche cuore, amicizia, famiglia. Tutto. Gli amici, la strada che mi ha insegnato a vivere, perché alla fine se non cammini in mezzo alla strada non sai percorrerla, è inutile starsene in casa. E tutte le cose brutte e belle che ho vissuto nella mia infanzia. Quindi un pezzo di vita. Per me Corvetto è un pezzo di vita. C-O-R-V-E-T-T. Quando passeggio tra una via e l'altra mi torna in mente spesso la mia infanzia. Per esempio, quando vado ad accompagnare mio fratello a scuola, è bello rivedere le mie vecchie maestre e la stanza di giochi. È come se tornassi bambina per un attimo. A volte passo vicino a Polo Ferrara, vicino alla scuola, e ogni gioco che vedo mi ricorda quanto tempo ho passato lì con i miei amici a giocare e mangiarci un gelato al bar. Che bei tempi! Capita di incontrare cani giganti, un sacco di facce e di sorrisi, come quello di una signora molto strana, vestita con abiti bizzarri e colori, che canta e balla sempre. Anche Stefano ci ha raccontato i personaggi che ha conosciuto nel quartiere. Certo che poi lui fa un lavoro strano. Stefano Raimondi è un pezzo di questo quartiere. È l'angolo di una casa, è un portone che si è aperto, un balcone pieno di piante che si espone, una finestra che fa riflesso e una via che porta chissà dove. Cosa vedi nel tuo quartiere? Cosa vede un poeta? Un poeta che abita il suo quartiere è un'antenna. È un'antenna che riceve. Riceve appunto le storie, riceve le parole e riceve gli incontri. Questa è la cosa fondamentale, secondo me. Luoghi dove trovare il racconto e la narrazione. Amen. Quindi, queste sono parole che arrivano e non si possono fare a meno di ascoltare, perché sono parole che arrivano non come carezze ma come sberle. Però il poeta deve prendersele anche queste. Amano il quartiere, infatti ci sono rimasto per 55 anni della mia vita, senza mai cambiare via. E penso che questo sia un buon record, è una buona testimonianza di bene e di condivisione soprattutto. E non mi sono mai spostato perché ho sempre pensato che fosse il luogo dell'origine, il luogo dell'inizio, e che valesse la pena viverlo fino a quando poteva raccontarmi delle storie. A un certo punto la storia delle storie è finita, la voce che forse teneva di più in piedi queste storie, che era la voce della madre, è terminata, e a questo punto forse era arrivato il momento di andarsene e di trovare altri incontri, avere altre voci, avere altre storie da imbastire, da cucire e da regalare, perché
Se la poesia non è fatta degli altri e per gli altri, è muta, è artefatta. Mentre una poesia che in qualche modo stringe la mano a qualcuno e lo ospita, ecco, questo forse potrebbe essere una poesia che può essere capita, perché innanzitutto è creduta. Però penso di essere stato fedele al mio quartiere, e lo sono tuttora, perché fondamentalmente nelle mie vene c'è corso l'odio. Il mio quartiere è il posto dove sono nata. Ho incontrato brave e cattive persone e visto cose belle e brutte. Alla fine anche il quartiere è come una persona, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Una volta nel mio quartiere ho visto 3 pattuglie di poliziotti andare a più di 70 km all'ora con le sirene accese. Qui ci sono quasi sempre delle risse, in cortile oppure nel mio palazzo. Il bello però è che si fa pace quasi subito. Facciamo 2 gruppi, no? Quanti siamo? 4. Quindi dividiamo. Mi serve questo corridoio. Ah, ok, così. Vai, fallo. No? Ok, vai indietro allora. Ok, buonissimo. Indietro, e stop. Buonissimo. Bene. Ok. Ma non sta. Il mio quartiere odora di fiori. Spesso si sente l'odore di smog, il rumore degli aerei che passano. Ma tutto questo serve per renderlo unico e divertente. Piazza San Gilberto, perché c'è il ping pong, adesso stanno pure costruendo una pista da ghiaccio e quando passo sono fiera di me che abito là. Pettino poco poco, ecco, qui in questo punto qui. Amicizia, la famiglia e famiglia, divertimento e colori. Bello, affascinante, brutto. Cioè, non è che la conosco tanto bene, Corvetto. Quindi per te Corvetto è? La mia seconda casa. Azione! Famiglia, vita e bello. Qui in questo punto, Ti sei? Sei con me? Sicuro? Sì. Lo senti? Sì. La famiglia, l'amicizia e il gioco. Famiglia, divertimento e amicizia. Amicizia, i colori e la famiglia. Amicizia, divertimento e ricordi. Azione! Amici, famiglia, divertimento. Amici. Il rosa del tramonto e l'azzurro del cielo. Azione! La scuola, i ricordi e la mia casa. Best. Amici, famiglia, divertimento. Amicizia, bordello e cibo per tutta la vita. Amici, famiglia e casa. Azione! Persone, ambiente, famiglia. Azione! Onestà, famiglia, amicizie. Strada, fratelli e risse. Se guardi bene nel mio quartiere, d'estate in piazza San Gilberto, vedi un tramonto uguale a quello dei film. Che ci sta ancora questo qua?
quartiere pulsante, passionale, vivo, vero?